Qui abbiamo un cappotto della linea Granchio, ma prima di parlare di questo cappotto voglio parlare della nostra tabella taglia espressa in centimetri. Pigliate un vostro giubbotto, una vostra giacca, non ha importanza, metteteli sul tavolo come ho fatto io, chiudeteli e andate a misurare quant'è da lato a lato. In questo caso io ho 65 cm, che per due ho una circonferenza di 130 cm e fate riferimento alla nostra tabella taglie che vedete sulla vostra destra e sulla scheda prodotto. Ora vi voglio parlare di questo cappotto che ha un tessuto meraviglioso, morbidissimo, ed è una cosa eccezionale perché lavora su due tipi di filato, un grigio più scuro e un grigio leggermente più chiaro. Ma ve lo voglio far vedere innanzitutto sul manichino. Allora, il mio manichino è alto 1,85 m, quindi come potete vedere è un cappotto corto, la sua lunghezza è 95 cm. È un cappotto che ha una doppia caratteristica di avere la classica sciallatura e chiusura con bottoni, però nella parte interna, in questo caso, abbiamo una pettorina col gilet staccabile, quindi viene via solo esclusivamente questa parte di pettorina e rimane la pulizia di quello che è un cappotto molto giovane, corto. Viene, diciamo, costruito con quattro tasche esterne, due al petto con cerniera e due tasche in orizzontali con chiusura a patta. Altra cosa secondo me molto interessante, oltre a questo tessuto che è meraviglioso, è questa linea che è molto pulita di questo cappotto, che mi permetterà di abbinarlo sia su delle giacche, su delle maglie o su dei capi anche molto sportivi come un jeans o una felpa. In questo caso, logicamente, avendo una lunghezza 95, abbiamo necessità di avere lo spacco centrale per quanto ci sediamo. Mentre per quello che riguarda il discorso del cappotto staccandolo dalla pettorina e sul tavolo mi sono già predisposto, in questo caso è un'operazione veramente molto semplice. Pigliamo, sono due comode cerniere che in questo caso qui fanno staccare quella che è la pettorina del cappotto, lasciando poi la semplice pulizia della chiusura con bottone. La parte interna hanno usato una foda, in questo caso in un contrasto, in un blu cielo meravigliosa. E ritroviamo sulla mia parte sinistra una prima tasca con cerniera, sulla parte destra un'altra tasca con cerniera. Una cosa che vi voglio dire di questo cappotto è che comunque sia con l'imbottitura questo tessuto ha uno spessore veramente minimo, quindi abbiamo un capo molto caldo, ma allo stesso tempo io non riesco a trasmettervi da questo video la morbidezza di questo tessuto, ma è sicuramente una cosa molto bella per quello che riguarda il look delle taglie comode. Granchio, taglie forti uomo Rimini, siamo sempre una taglia avanti.